Ma io conosco questo posto. Siamo a 2 miglia a nord-ovest di Col Fusco. Come fai ad esserne così sicuro? Vengo qui da anni. Vengo a raccogliere le tasse per conto di tuo padre. Questa grotta sbuca oltre la montagna e pochi lo sanno. Possiamo percorrerla e far perdere le nostre tracce. La freccia nera non riuscirà a trovarci. D'accordo. Io ci sto. Bene. Hai sentito? Gunther dice che possiamo fuggire dalla grotta. Oh, mi senti? È inutile che insisti. Il tuo amico non ti può più sentire. Che succede? È svenuto. Meglio così. Senza di lui sarà tutto più facile. No. Io non lo lascio solo. Tu sei figlio di Raniero. Non mi importa. Lui viene con me. Aiuto! Aiuto, aiutatemi! Il mio amico sta male, aiuto! Che succede? Che hai da gridare? Il mio amico sta male. Liberatelo. Lui non c'entra. Non voglio che gli accada qualcosa per colpa mia. Ma quanti anni ha? È poco più che un ragazzo. Liberatelo, vi prego. Lui non può stare qui. Zitto! Zitto! Cammina. Cammina. Cammina, zitto. Povero stupido. Farsi ammazzare così. Togliti, Isabella, non fare sciocchezze. Non è con una rappresaglia che salverai la vita di Marco. A un ricatto si può rispondere solo con la forza. Ti serve con non andare. Signore, non riuscirete a convincerla. Se non ti fermi, mi ammazzo. Messia, restituiamo a braccio il suo adorato bastardo. Siete preoccupato, Eminenza? È difficile nasconderlo. La pace deve restare il nostro solo obiettivo. Se riuscissimo a persuadere i principi a trovare un accordo... Non è questo che mi preoccupa. Si tratta di Giovanna. È successo qualcosa? Un agguato della Freccia Nera. La Freccia Nera? Cosa può volere la Freccia Nera da Giovanna Bentivoglio? Io questo davvero non lo so. Ma ho appena inviato degli uomini armati, guidati dal capitano Nidrist, a battere il territorio di Monforte nella speranza che riescano a trovarli per poter avviare una trattativa. Pensate che accetteranno? Conosco il loro capo, Braccio Squarcialupi. Certo non condivido i suoi metodi, ma le sue ragioni sono giuste. E i suoi scopi non sono malvagi. Non immaginavo che pensaste questo di quei fuorilegge. Quello che mi preoccupa davvero, Mandalia, non è il male che la Freccia Nera potrebbe fare a Giovanna, ma quello che potrebbe farle Raniero se riuscisse a trovarla prima di noi. Thank you.
Lasciatemi, maledetti! Fermo! Stai fermo! Avrei dovuto farti impiccare il giorno della tua cattura. Ammazzami adesso, perché non avrai un'altra occasione. Prima di essere ucciso, Gunther mi ha detto che in questa grotta c'è una doppia entrata. Se riusciamo a raggiungerla, è fatta. Io non ce la faccio, Marco. Sì che ce la fai. Ho paura. Non devi. Hai visto come hanno ucciso quell'uomo? Così a sangue freddo. Non preoccuparti. Per noi è diverso. Come fai a esserne così sicuro? Perché se ti salvo la vita, poi potrò chiederti di sposarmi. Che dici? Perché? Che cosa che non va? Le vostre guerre, le vostre stupide leggi, le condizioni a cui obbligate il vostro popolo. Ecco cosa c'è che non va in te. Va bene, ma a parte questo. E se poi non riusciamo a fuggire? Se ti interrogano, inventa qualcosa. Ma qualunque cosa accada, non devi assolutamente rivelare la tua identità. Per nessuna ragione. Intesi? Te lo prometto. Ha accettato. Gente! Venite qui! Raniero ha accettato lo scambio. Oh, bene. In cambio di Marco di Monforte, restituisce Alessio! Evviva! La cosa più bella che potesse succedere. Siamo certi che quel bastardo di Raniero rispetterà gli accordi? Non lo farà. Che vuoi dire? È una trappola, Braccio. Ma se noi siamo più furbi, agiremo prima di lui. Li aspettiamo al varco, li assaltiamo alle spalle. Perché no? È vero. Ce l'abbiamo noi il coltello dalla parte del manico. Abbiamo Marco di Monforte. Un patto. È un patto. E va rispettato. La Freccia Nera i patti li rispetta. E non ha mai smesso di credere nei suoi ideali. Liberare Monforte dalla tirannia di Raniero non è uno dei nostri ideali. Non al prezzo di venir meno alla parola data e mettere a rischio la vita di Alessio. Marco di Monforte! Dove mi portate? Lasciatelo stare! Fermi, lasciatemi! Torno a prenderti, non ti preoccupare! Marco! Lasciatemi! Marco! Torno a prenderti, te lo prometto! Marco! E tu sta buono, più tardi penseremo anche a te. Questo è il tuo libro e la lettera. Guardati da chi ti si dice amico. Perché non hai voluto dirgli tutta la verità? Non accetterebbe mai quella verità detta da me. Rischierei di compromettere lo scambio e di mettere a rischio la vita di Alessio.
Pronti? La ferita è leggera. Domani sarà bene. Hai visto, ragazzo? Eh? Sei più forte di prima. Non c'è un secondo da perdere. Devo andare. Ma dove? So dove si trova il campo della Freccia Nera. Giovanna Bentivoglio è il loro prigioniera. Giovanna Bentivoglio. Appena starei meglio andremo a cercarla. Adesso riposa. Marco. Sei sicuro di ricordarti dove era il campo? Certo. Me l'ha detto Gunther prima di morire. Hanno ucciso anche lui. Era un vigliacco. Avido e meschino. Non era un soldato, era un esattore. Era giusto per quello che faceva. Ma giusto per chi? Giusto per la legge di Monforte. Non è possibile. Non c'è più nessuno. Troppo tardi. C'era da aspettarselo. Avevano organizzato tutto. Rapimento, scambio e fuga. Avanti! Cercateli! Che cosa aspettate? Muovetevi! Dovranno pure aver lasciato qualche traccia. Questa è stata la nostra prigione. Eravamo legati l'uno all'altra. Chi? Giovanna Bentivoglio ed io. Le avevo promesso che sarei tornato a salvarla. Se le succede qualcosa è soltanto colpa mia. Ti sei innamorato. Ti sei innamorato di Giovanna Bentivoglio. Se scoprono che è una donna, le faranno sicuramente del male. Perlustrerò tutta la zona. Non possono essere andati troppo lontano. Tornate pure a Monforte. Io vado con lui, signore. Va bene. Occhi ben aperti, mi raccomando.
Andiamo. Delle nostre. È il segnale. Ranier ha rinunciato. Evviva! Evviva! Bene, fermiamoci qui. Piantate le tende. Cucino. Allora, ti sono mancata? Credevo di impazzire senza di te. Siamo di nuovo una famiglia. Non so cosa sarei stato capace di fare se qualcuno avesse fatto del male ad Alessi. Siamo tirato dietro come una bestiolina. Di questo passo s'ammala. E che cosa dovrei fare io? Darmi una mano. Sei giovane. Magari riesci anche a farlo parlare. Ti ho portato un po' d'acqua fresca. E ti ho portato anche una sorpresa. Mi lasciate andare? Ma no, non sono io che decido. E poi non è questa la sorpresa. Ti ho portato una ragazza della tua età. Magari potreste fare amicizia. Come hai detto che ti chiami? Mi chiamo Luca. E mi piacciono le ragazze con i capelli rossi. Hai capito, furbacchione? Ecco qua. Questa roba dovrebbe andargli bene. Il prigioniero è fuggito! Brigatevi, presto! Portate il prigioniero! Via! Via! Fessi! Lo sapevo che era una donna.
Una ragazza, sì. È molto carina. Sei pazza! Lasciatemi! È inutile che gridi! Lasciami! Ormai non ti sente più nessuno. Lasciami! Sarà meglio tornare. Sono ore che cavalchiamo, non abbiamo trovato nulla. Rientra tu se vuoi, io non posso. Si può sapere cosa ti succede? Succede che devo trovare Giovanna. È davvero così importante per te? Da quando l'ho conosciuta, ho cominciato a vedere la mia vita con occhi diversi. Cosa vuoi dire? Voglio dire che non è perché sono i nostri padri che hanno sempre ragione. Di chi stai parlando? Di Raniero. E di tutte le cose che succedono a Monforte. Non lasciarti confondere, Marco. È soltanto una ragazza. No. Ti sbagli. Lei è come me. Anche lei ha perso qualcuno. È vero. Sai, una volta ho sentito mio padre parlare di Giovanna Bentivoglio. È rimasta orfana da bambina. Dei suoi genitori non si è saputo più nulla. Sparirono all'improvviso a San Giusto. È una storia misteriosa e sinistra. Anche la morte di mio padre lo è, amico mio. Anche la morte di mio padre. Marco, ti sei riaperta la ferita? Non è nulla. Non siamo ancora riusciti a parlarci, da quando sei ritornato. Che cos'hai? Madre, ho capito che non basta una battaglia per diventare uomini. Che cosa vuoi dire? Che il prezzo della verità è più alto di quello di una vittoria sul campo. Quale verità? Questo siete voi e Raniero a dovermelo spiegare. Chiamo subito qualcuno che ti medichi. Quando sei tornato hai uno sguardo diverso. Che hai? Sei triste? No. Non è che davvero ti sei innamorato? Sì. Credo di sì. È triste accorgersi di amare qualcuno proprio nell'attimo in cui sentiamo di perderlo. Non avrei dovuto permettere che mi separassero da lei.
Non avrei dovuto permettere che mi riportassero qui. Una bella ragazza come te in un convento, in mezzo alle monache. È vero, sono cresciuta lì. E Marco di Monforte? Stai con lui, no? Avanti, dillo che siete fidanzati. Non potrebbe mai accadere. Suo padre è nemico della mia gente. E allora cosa ci facevi con lui per i boschi, vestita da uomo? Credo che un giorno potrà governare meglio di Raniero di Rottenburg. Fa tanto la santarellina, ma è solo una gran bugiarda. Sarà braccio a decidere se è una santa o una bugiarda. Sbrigati, Giovanna, che lui ti vuole parlare. Perché non vuoi dirmi come ti chiami? Io non mi fido. Potresti usarmi. Ricattare persone a cui tengo. E pretendi che sia io a fidarmi di te? Vi do la mia parola. Raniero per me è un nemico. Almeno quanto lo è per voi. E allora perché quando ti abbiamo catturato andavi in giro con Marco di Monforte? Ci siamo incontrati per caso. D'accordo. Voglio darti un segno della nostra amicizia. Se è davvero a Torre Alta che vuoi andare, potremmo accompagnarti noi e consegnarti alle suore. È il regalo più grande che potreste fare. Andiamo. Non sono stato un buon padre per te. Sei stato il padre che chiunque vorrebbe avere. Sono stato in un villaggio e ho visto i nostri soldati che impiccavano contadini senza motivo. Perché? Sono sistemi necessari per governare. Cose che tu ancora non puoi capire. E non credete che anch'io debba capire adesso? D'accordo. Se ti fa piacere, discuteremo di tutte le leggi che tu consideri ingiuste. Io ti mostrerò che non lo sono. Cosa sei andato a fare da Cusano? Volevo sapere la verità sulla morte del mio vero padre. Perché non l'hai chiesto a me? Conosco la vostra versione. E non ti basta più? Sono cresciuto. Ho bisogno di trovarla io, la verità. E non che ciascuno mi dia la sua. E la verità del vescovo Cusano qual è? È che se veramente voi mi amaste come un figlio, dovreste volere per me un regno senza guerre. Noi non siamo come loro. Un giorno tu sarai un condottiero e un capo. E il tuo compito sarà quello di tenere ben saldo il potere nelle tue mani, senza fartelo strappare dalla Chiesa. Non esistono buoni o cattivi, ma amici o nemici. Gli uomini come Cusano usano le parole come armi. Quelli come noi parlano attraverso la spada. Non dimenticarlo mai. Non lo dimenticherò. Bene. Ma la cosa importante è che siamo di nuovo insieme. Sì. Thank you.
cosa fai qui? Ho da fare. Cosa cerchi? Un tempo questo feudo era del mio vero padre. Devo scoprire su che cosa si basi l'autorità di Raniero. Non troverai nessun documento a riguardo. Raniero è signore di Monforte per meriti acquisiti in battaglia e per volontà diretta del duca di Castelrovo. Non mi basta. Io non ti capisco, Marco. Perché vivi nel sospetto di chi ti ama? Perché voglio esserne sicuro. L'autorità di Raniero non è scritta da nessuna parte. E se scoprissi che Raniero è un usurpatore, cosa faresti? Dimmelo. Passeresti dalla parte di Cusano? E come potrei rimanere qui? Se questa fosse la verità. Ma Raniero ha scelto te come suo successore. E cosa dovrei fare? Diventare complice di un assassino? Soltanto perché è generoso con me? Non è complicità, Marco. È fedeltà. Appartenenza. Che ti piacciono, tu appartieni a Raniero. E a Monforte. Cristiano. Sei ancora mio amico. Come potrei non esserlo? Avete scelto bene il luogo per i nostri incontri. Confortevole e riservato. Sono contenta che sia di vostro gradimento. Mi avevate promesso la resa dei principi. C'è una complicazione. Ma possiamo usarla a nostro vantaggio. Giovanna Bentivoglio è prigioniera della Freccia Nera. Io sono convinta che presto tornerà a Torre Alta. Come fate ad esserne così sicura? Intuizione e buone informazioni. Se quando arriverà troverà qualcuno ad aspettarla, la trappola le si potrebbe chiudere intorno. Lasciandola senza via di scampo. Mi state chiedendo di organizzare un agguato? Vorreste che fossi io ad espormi? Torre Alta fa parte dei territori di Bressanone. È per questo che i vostri sicari sarebbero i più adatti a svolgere un lavoro in terre dove nessuno li conosce. Poniamo che io accetti. Quando avrete catturato Giovanna, la consegnerete a me. Un regalo prezioso che io accetterò come tale e che porterò a Bressanone. In cambio, convincerò i principi a Cusano della vostra buona fede e dell'opportunità di cercare un accordo con voi. Perché una donna come te non si è mai sposata? Sposata? Un argomento delicato. Tu credi davvero che sarei stata una moglie obbediente? Raniero ha scelto te per un incarico delicatissimo, Druso. Devi esserne orgoglioso. Ma Torre Alta è un convento, padre. È questo l'incarico che mi ha assegnato? Sì, figliolo. E ha voluto che foste proprio voi a chiedermelo. Ma io non sono una bestia. No. No, figliolo, non sei una bestia, lo so. Sei un mercenario. L'uomo più abile che Raniero abbia mai avuto. Sono stanco. Non me la sento più. Druso,
Lui ha bisogno di te. Non puoi abbandonarlo proprio ora. Abbiate pietà di me. Almeno voi. Lui ti offre tutto il denaro che vuoi. Accetta. Per l'ultima volta. Questo è il retro del convento. Bene, allora noi ti lasciamo qui. È meglio se non ci facciamo vedere troppo in giro. Grazie di tutto. Il giorno in cui deciderai di vivere nei boschi, faccelo sapere. Lo farò. Addio. Andiamo. Madre Brigitte, c'è nessuno? Braccio! Soldati di Cusano. La guardia del convento. Petruzzo! La loro vita in cambio della tua libertà, contessa. Se gli verrà tolto anche un solo capello, giuro che t'ammazzo! Scocca pure la tua freccia. Ma che ne sarà delle loro vite? Vai, Procopio! Aiuto! 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 Aiuto!
Di qua, di qua! Forza! Andiamo! Senza di voi non ce l'avrei mai fatta. Il problema però è che ce la farà anche lui. Spero tanto che tu non abbia ragione, Giovanna. Questo convento per anni è stata la nostra casa. Non sono i luoghi che contano, ma il posto che il passato riesce a conservare nel nostro cuore. Il passato mi fa paura. Il manoscritto di mio padre. Ti avevo promesso che l'avrei custodito. Mi dispiace. Non ti preoccupare, non è colpa tua. Mi dispiace, ma dobbiamo andare. Dobbiamo portare i bambini al sicuro prima che sia notte. Borgo dicono che hanno assaltato il convento di Torre Alta. Tua madre e io ti stavamo aspettando. So dell'assalto al convento. E allora perché non mi avete detto nulla? Cos'è che non devo sapere? Ma che dici? Cosa ti viene in mente? Siete stato voi a dare l'ordine. Una volta nei tuoi occhi leggevo ammirazione. Oggi vedo solo il sospetto. Vieni con me. Sono loro. Domani verranno impiccati. Non prima che ci abbiano detto i nomi dei loro complici. Hanno detto perché lo hanno fatto? No. Ed è per questo che la giustizia va gestita col pugno di ferro. Lo capisci? Padre, sono davvero felice che non siete stato voi ad assaltare il convento. Raniero, devi parlargli. Bisogna dirgli la verità. Non posso. Tu hai ucciso suo padre. Riconoscilo davanti a lui. Fallo da uomo a uomo. È l'unico modo per riscattarti da una colpa che altrimenti non ti perdonerà mai. Digli la verità. Non esiste. Sì, invece. E se non gliela dici tu, qualcun altro gliela dirà. Nessuno gli dirà niente.
Raniero, ti supplico. Ti ho detto che non gli dirà niente nessuno. Com'è andata? L'unica cosa che conta è avercela fatta salvare i bambini. Andiamo, bambini, venite con me. Ora si mangia. Dov'è Petruccio? Petruccio! Dove sei? Petruccio! Petruccio! Rispondi! Ma dov'è? Petruccio! Petruccio! Rispondi! Petruccio! Qualcuno? Chi c'è? A urlare così. Ma che si fanno questi scherzi? Bel modo di salutare tuo fratello. Non lo so, entri in casa come un ladro e ti devo pure fare le feste. Hanno assaltato Torre Alta. Per fortuna è arrivata la Freccia Nera a liberarci ed è successo il finimondo. Sono vivo per miracolo e non mi vuoi nemmeno festeggiare. Vieni qua. La spedizione a Torre Alta è fallita. Non c'è traccia di Giovanna Bentivoglio. A quanto pare non sono l'unica che non riesce a portare a buon fine i progetti comuni. Dovrei trovare nuovi argomenti per convincere i principi ad accettare una resa. Li troverò, non temere. Perché dovrei credere che ci riuscirei? Perché la differenza tra la vita e la guerra è che in guerra hai degli alleati e dei nemici. Nella vita soltanto dei nemici. E tu in me hai trovato una preziosa alleata. Vieni con me, ti devo dire una cosa. Petruccio sa dove si trova la Freccia Nera. Giovanna è ancora con loro. Fammi parlare con lui. Promettimi che non direi nulla a Raniero. Hai la mia parola. Vieni. Petruccio? No. Ma perché non ti fidi di me? Io non mi fido di nessuno. E poi cosa ne so se le vuoi fare del male? Senti, preferirei morire piuttosto che fare del male a Giovanna. Rosalba, gli devo credere. Ma certo, lui vuole salvarla. Non vuole farle del male. Hai sentito? Allora, dove si trova questo campo? Dai! State buoni, dormite. Dormite. Non vedi che Beatrice ha chiuso gli occhi? Ma se li ha chiusi adesso... Chiudili anche tu, allora. Beatrice. Cosa c'è? Ho conosciuto Marco di Monforte.
Ma è l'uomo che ti volevano far sposare. E com'è? È gentile. Si è preso cura di me durante il viaggio. Lui è diverso. Non capirò mai cosa lo tenga legato al Raniero di Rottenburg. Lepre. Credi che non lo sappia chi c'era dietro l'assalto al convento? No, non è come credi. Raniero non c'entra. Ha catturato i colpevoli, l'ho visto io con i miei occhi. Tu diventerai come lui. Non dirlo, ti prego. Non è come credi, fidati. Tuo padre è un assassino. Non diventare suo complice. Fermo, non ti muovere! No, Giovanna. Raniero non è suo padre. Suo padre era un grande uomo. Sei venuto solo? È ora che tu sappia la verità. È troppo tempo che credi alle menzogne di Raniero. Marco di Monforte. Eravamo soldati di Ventura, cresciuti insieme come fratelli. Tuo padre, io e Raniero. Ma già allora Raniero era geloso di tuo padre. E quando Cusano offrì a Riccardo il feudo di Monforte, la sua gelosia divenne invidia. E l'invidia accese un odio inestinguibile. Raniero era posseduto dall'ossessione di essere come tuo padre, anzi più di lui. Per questo lo uccise. Io ero con tuo padre quella sera. Raniero aveva organizzato un agguato. Riccardo fu il primo a cadere. Io riuscii a mettermi in salvo per miracolo. Fu allora che giurai vendetta. Fu allora che nacque la Freccia Nera. Dopo che lo ebbe ucciso, Raniero si presentò al duca di Castelrovo e gli offrì i suoi servigi in cambio del diritto di potestà sulle terre di Monforte. Non è vero. Raniero mi ha raccontato tutto. L'hai ucciso tu, mio padre. E cos'altro poteva dirti? Io non posso credere alle parole di un fuorilegge. Un fuorilegge, sì. È il prezzo che ho pagato per tenere accesa una speranza di giustizia. Vai. Torna a Monforte, ragazzo. Affronta te stesso e il nemico che ti abita dentro. Difenderò la mia famiglia da lontana dalla menzogna. Marco!
credevo che non mi volessi vedere mai più. Giurami che tu non c'entri con l'assalto al convento. E a che serve? Ci dividono troppe cose. Siamo comunque nemici, no? Lo saremo finché tu starai dalla parte di Ranieri. I sentimenti non devono essere più forti della ragione. Due nemici che si cercano, che non sanno stare l'uno lontano dall'altro. Forse sono due folli, non due nemici. Vai. Trova le risposte che cerchi. Io ti aspetterò. Ma promettimi che se la verità sarà diversa da quella che credi, tu l'accetterai. Te lo prometto. Padre, ho bisogno di parlare da solo con voi. Avete sentito cosa ho detto? Dove sei stato? Conoscete un uomo che si chiama Braccio Squarcialupi? Non adesso, non qui. Riprendete a suonare. Sai dove si nasconde la freccia nera e non mi dici niente? Il loro capo non mi ha ucciso. Mi ha concesso la libertà. E perché lo ha fatto, secondo te? Perché voleva che tornassi qui. Per scoprire chi è il vero assassino di mio padre. Ti sei lasciato confondere dalle menzogne di quel delinquente. Giuratemi che non siete stato voi. Ditemi la verità. Non mi piacciono i giuramenti. Giurate ugualmente. Avete detto di amarmi come un figlio. Fatelo per me. Te lo giuro. Giuro che non sono l'assassino di tuo padre. Non avete nient'altro da dirmi? Ho giurato. Cos'altro vuoi? Madre, abbracciatemi, vi prego, come quando ero bambino. Figlio mio, cosa ti succede? Raniero ha giurato. Che cosa ha giurato? La verità sulla morte di mio padre. Ha giurato che non fu lui ad ucciderlo. Chi giura non può più tornare indietro. Devo credergli, madre. Ditemi, vi prego. Posso credere al giuramento di Raniero? Perché mi fai questa domanda? Perché io vorrei credergli, ma non ci riesco. Ditemelo voi. Di voi mi posso fidare.
Raniera ha ucciso mio padre. Raniero amava tuo padre come un fratello. Come puoi pensare che sia stato lui a ucciderlo? Ma se io invece scoprissi che è stato lui, voi continuereste ad amarlo? Per me sei tu la cosa più importante. Numero uno. I bambini non possono restare qui. Sono troppo esposti ai pericoli. Lo so, un altro posto sicuro per loro io non lo conosco. Potremmo andare a Bressanone, in una delle opere di carità del vescovo. L'intero territorio di Monforte, di Castelrovo, è battuto dai soldati. Come ci arriviamo fin là? Non possiamo permettere che i bambini finiscano in mezzo a una battaglia. Potrei andarci io. Non se ne parla neppure. Con il mio arco saprei difenderli. Non posso lasciarli qui. Loro sono la mia famiglia. Famiglia? Ma sì, certo, una famiglia. Io sarò la madre, tu Giovanna la figlia più grande, Beatrice la più piccola. E per sicurezza, Alessio sarà tuo marito. Faremo finta di essere una famiglia costretta a spostarsi a Bressanone per la guerra. Eh? Che ne dite? Grazie. Dio avrà pietà di te. Aiutami. Cosa vuoi che faccia? Mi devo liberare dal mio più grande peccato. Marco deve sapere chi ha ucciso suo padre. Vado a cercarlo. È stato Raniero. Ed ero lì con lui. No. Io non lo voglio sapere. Druso. Vecchio amico mio. Saputo dell'insuccesso a Torre Alta. Oh, stai tranquillo ora. Tranquillo, riposa. Non Keller, no. Riposo. Che succede? Druso, vuole parlarti. Di che si tratta? Ti ha detto qualcosa? Dio mio, è morto. È stato pugnalato. Che c'è? Dirmi che ti dispiace per uno come Druso. Sai cosa voleva dirmi? Non è così? Non è giusto che sia a dirtelo, Marco. Non posso. Ma dirmi cosa? Non posso, Marco.
che è stato Raniero ad uccidere mio padre. Rispondi! Rispondi. Ma che razza di soldato sei? Raccogli la spada. Marco, sei impazzito. Raccogli la spada, ho detto. Non sai quello che fai. Smettila. Non voglio farti male. Non la smetterò finché non avrò vendicato mio padre. Sei tu il suo assassino. Come osi attaccare il tuo signore? Fermo, Marco! Ti ammazzo! Marco, no! Ammazzo, fosse l'ultima cosa che faccio! Mi odierà per sempre! Gli dirò che tu non ne sapevi niente. È finita, Raniero! Non ci sarà più pace per noi! Ti prego, calmati! Io non posso vederti in questo stato! Calmati! Come faccio a calmarmi? Tu mi hai messo in prigione mio figlio! Ma questo è l'unico modo per fargli capire che sta sbagliando! Non è castigandolo che glielo farei capire! Marco ormai è un uomo e ti odierà per sempre! Sono il signore di Monforte. Esigo rispetto anche da mio figlio. Avrai il rispetto degli ipocriti, ma ormai hai perso tuo figlio. Ma come fai a essere così cieco? È l'orgoglio e la sete di potere che ci faranno perdere tutto. Ti prego, Isabella. Tutto. Ti prego. Attenti con quelle armi. Aiutami. Lo sai che ai contadini è proibito girare armati? Le useremo solo se saremo costretti. Nascondetele bene. Se le trovassero potreste passare dei guai. Guardate che bel vestito ho trovato per lei. Non è bellissima? Non lo so, era da tanto che non mi vestivo da donna. Sì, bellissima, sembri davvero una sposa. Sei pronta a recitare la parte della mia dolce consorte? Togli le mani di dosso. Io e Giovanna siamo sposati, Agata, ti devi rassegnare. E voi bambini, mi raccomando, fate i bravi. Qualsiasi cosa accada, niente paura. Ormai fate parte della Freccia Nera. Ragazzi, mi raccomando, mangiate, non dimagrite. Arrivederci, ciao, bellini. Grazie. Ciao. A presto. Addio. Ciao. 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 In politica come in guerra bisogna vincere. Solo chi vince ha sempre ragione. È questa la verità. Io ho ucciso tuo padre. E perché non hai ucciso anche me? Perché volevo tutto quello che aveva lui. Il suo titolo. Le sue terre. E volevo anche l'affetto di suo figlio. È stato un errore, lo ammetto. Avrei dovuto ucciderti allora. Cancella l'errore. Uccidimi. È esattamente così che farebbe un guerriero. Cancellerebbe l'errore. Allora fallo. Uccidimi! Non posso, figlio mio. Non posso. Bambini, siete stanchi? Un po'. Siamo quasi arrivati.
Alto là! Hanno segnalato la presenza di briganti in zona. Terremo gli occhi ben aperti, non vi preoccupate. Ci sono stati dei furti. Non ne sappiamo niente, mi dispiace. Perquisiscilo. Vi assicuro che non ho rubato niente. Vediamo cosa c'è qui. Quando il duca di Castelrovo saprà come vi siete comportati, non sarà affatto contento. Questo ve l'assicuro. Il duca di Castelrovo? Certo. Sono stata per anni cuoca al suo servizio. Ah, sì? Beh, e allora? Che c'è di strano? Con quella faccia. Hai servito a corte. Se volete che vi dimostri come so cucinare, posso anche farlo subito. Vi va un capriolo alle erbe? Caldo, caldo. Ben aromatizzato. Cotto a puntino? Io accendo il fuoco. Voi pensate al capriolo, noi pensiamo alle erbe. Ma che stai facendo? Sei impazzita? Tranquilla, non lo sai che sono un'esperta conoscitrice di erbe? Fidati. Sì. Davvero ottimo questo capriolo. È tutto merito delle erbe. Lo sapete che Raniero di Rottenburg ha fatto mettere in galera il suo figliastro. Marco di Monforte. Pare si sia ribellato e abbia tentato di uccidere Raniero. E adesso cosa gli succederà? Se non fosse suo figlio, sarebbe già morto. Così invece, pare possa durare ancora qualche giorno. Sì. Qualche giorno. Andiamo, bambini. Fate piano. Andiamo, forza. Forza. Sei stata brava con quelle erbe, eh? Hai visto che hanno funzionato? Che c'è? Che hai? Non è niente. Pensi a Marco? Si è messo contro Raniero. Rischia la vita per una giusta causa. E tu pensi davvero che uno cresciuto a Monforte sia capace di cambiare idea così, da un momento all'altro? Sì. Io penso di sì. Io sono cresciuto in una famiglia ricca. Mi hanno adottato da piccolo. E un bel giorno, a 15 anni, il loro unico figlio, che per me era come un fratello, uccide un uomo per sbaglio. E sai cosa è successo? Hanno dato la colpa a me. Hanno dato la colpa al bastardo. Mi hanno accusato per salvare quell'altro. E così io sono scappato nei boschi. Se non fosse stato per Lucrezia e Braccio, probabilmente ora sarei morto.
Mi dispiace. Tu sei innamorata di Marco, vero? Io vorrei cercare di aiutarlo. Anch'io vorrei aiutarti. No, ti prego. Non posso. Chi sono quelli? State tranquilli. Sono le guardie di Cusano. Ne sei sicura? Mi sembra di riconoscere quell'uomo. Sì, è il capitano Nigris. Noi siamo al sicuro. Ma voi è meglio che andiate. A presto, Giovanna. A presto. Grazie. Che gioia vedervi, capitano Nigris. La gioia è mia, contessa. Sono giorni che vi cerchiamo per portarvi in salvo a Bressanone. Il vescovo è molto preoccupato per voi. Dite al mio vescovo che lo amo come un padre. Abbi cura di loro. E tu? Non vieni con noi a Bressanone? Non posso. Io devo andare. Contessa, Sua Eminenza il vescovo non approverà. Sarete voi a rassicurarlo, capitano Nigris. Ditegli che serbo nel cuore tutti i suoi insegnamenti. E raccomandatevi che non stia troppo in pena per me. Vi prego, permettetevi di insistere, contessa. Io non posso lasciarvi andare. Tornerò. Non preoccupatevi. Mi raccomando, fate quello che dice Beatrice. Sì, va bene. A presto. A presto. A presto, capitano. Addio, contessa. Avanti, in sella. Giovanna. Shh, parla piano. Ho quello che mi hai chiesto. Ecco le chiavi. Grazie. Fate attenzione. Di qua.
Ditemi cosa è successo. Non lo so, signore. Ero appena arrivato a dare cambio all'altra guardia. Date l'allarme! Setacciate il castello da cima a fondo! E trovatelo! Uscita. Ci deve essere. Forse ci siamo. Presto, di qua. Seguimi. Va avanti, aspettami all'inizio del bosco. Va. Che fai? Eseguo gli ordini di mio padre. Lascia stare gli ordini di tuo padre. Vieni con me. Non ce la faccio. Non lo capisci? Sono degli assassini. Noi non siamo come loro. Cristiano! Uccidilo! Vieni con me. Scappa, Marco! Vattene, scappa! Inseguitelo! Che hai fatto? Perdonatemi, signore. Strada prendiamo. Ho promesso a Cosano che sarei tornata a Bressanone. Vieni con me. Tu sai dove si trova il campo della Freccia Nera? Sì, certo che lo so. Portami da loro. Non posso. È importante. L'ho promesso. Ascolta. Sai cosa mi ha dato la forza di arrivare fino in fondo? Il pensiero che per tutto quello che stavo perdendo c'era qualcosa di bellissimo che avrei guadagnato per sempre. Tu. Non abbandonarmi proprio adesso, ti prego. Zuppa calda? Braccio! Sta arrivando qualcuno! Sì.
Marco di Monforte vorrebbe unirsi alla Freccia Nera. Sono qui per combattere con voi. Se mi accetterete nel vostro gruppo, farò di tutto per meritare la vostra fiducia. La Freccia Nera ti dà il benvenuto. Marco, figlio di Riccardo di Monforte. Io non voglio che resti qui. Non mi va che il figlio di Raniero di Rottenburg resti con noi. Domani assalteremo uno dei vostri carri. Ci riprenderemo quello che avete rubato. Sono qui per dimostrarvi che abbiamo lo stesso obiettivo. Combattere l'ingiustizia e uccidere Raniero. Vieni, Marco. Vieni. Siediti. Prendete un po' di zuppa calda.